Niente, vi volevo dire che in banca non fa fede la firma, ma un codice ATM, nel senso che ogni volta che dovete fare un'operazione c'è questa macchinetta dove si digita, questo è lo sportello, dove si digita il proprio codice. E quindi qui firma, niente. È una cosa tutta strana. Tutta strana, no? Secondo me più più sicura, perché io ricordo ai miei tempi quando andavo in banca e c'era un impiegato nuovo, quell'impiegato doveva conoscerti prima di fare delle operazioni, quindi invece qui è tutto fatto con i codici. E poi vabbè, si firmano le ricevute quando fai di operazione. Okay. Parlo come una batucca. Scusate. Is that okay? Ah. Perché io su questo conto non ho l'internet banking, allora devo per forza venire allo sportello per alcune operazioni. Magari, insomma, vabbè. Sono antica, anche per chi non ha l'internet banking, non arriva l'estratto conto, ma si ha un libretto dove loro fanno l'aggiornamento. Thank you. Fanno l'aggiornamento del tuo balance e tutti i movimenti. Ok. Faccio vedere il mio amico. Questo è il mio posto. È agli stessi sandali che ho io. E li sto mettendo stamattina. Sì, li stavo mettendo stamattina perché sono vestito tutto di marrone. Adesso andiamo a comprare un po' di frutta, visto che Dodò ancora tarda. E di questa ai supplente, ma preferisco utilizzare le sue due ore per fare delle cose che mi servono di più. Andiamo a fruttivendolo, che qua bisogna andare in banca per andare a fruttivendolo. Allora, vi faccio vedere un po'. Vi parlavo proprio l'altro giorno con Jasmine che il costo della vita qui è aumentato un sacco. Vabbè. Come verduriera, è contenta perché oggi oggi mi ha venduto 100 renminbi di frutta, sono 12 euro, ma insomma ho fatto un po' di scorta. Nihao, ciao Italia. You say ciao Italia. La mamma? Fede. E qui c'è il controllo della spesa. Segue. A parte l'arrivo delle bollette, che qui sono mensili, delle utilities, elettricità e cose. Questo vabbè, Legra. Qui abbiamo limoni e un mango, due limoni perché insomma li vado a comprare quelli della signora della rucola, banane piccoline, qui abbiamo le pesche di pasta gialla, qui abbiamo pere e qui abbiamo le mele e per regalo mi ha regalato una mangostina. Insomma, questo è il bottino.
E vabbè, di solito vado alla signora della rucola, ma oggi proprio non avevo tempo. Il pranzo è fatto. Mela, pera, cranberry, pesca, banana schiacciata, semi di lino, semi di zucca, due griglie di noce, vabbè, il limone spremuto, olio di semi di lino, ho detto, olio di sesamo. E questo è, grazie a Uma, il mio pranzo da ottobre, sono 2 anni. Sì. Mi fosse mai stancato, sì, qualche volta salto tipo la domenica, sì, ma ecco, cranberry ce li ho surgelati secchi, li tengo in frigorifero qui in questo contenitore, anche il surgelatore piange, ma è la mancanza della I, e quindi niente, buon appetito a me. Andando a fare la permanente alle ciglia, spero che mi lasciano riprendere, o non io ma qualcuno possa farlo. Queste intanto sono le mie ciglia, non ho trucco sugli occhi e niente, vediamo. Quello che vedete alle mie spalle è il posto, è una catena in tutta l'Asia. Qui si vede il trattamento vero e proprio. Dopo aver messo il cuscinetto sopra sulla palpebra e salvaguardato la palpebra inferiore, pettinano le ciglia verso l'alto con il prodotto chimico, ovviamente. È un liquido leggero, come se fosse una permanente per capelli, ma non è per capelli. E appoggiano le ciglia su questo cuscinetto che è stato poggiato sulla palpebra. Fatto questo, ne avevano già fatto l'altro occhio e questo era il secondo occhio, si sta a riposo per 20 minuti. Poi il liquido viene neutralizzato, adesso qui continua a far vedere Allegra, sono state carine a riprendere, e successivamente il liquido viene neutralizzato e c'è il fissaggio per altri 20 minuti. E sinceramente all'inizio uno sta un po' teso perché non sai bene. Ecco, qui sono a riposo, così dormivo in pratica, e questo è il risultato. Sono loro che mi hanno fatto le foto, devo dire che è eccezionale. Ho parlato con altre signore che erano lì, che lo fanno abitualmente, devo dire. Adesso che sta ripulendo. Adesso qui sto facendo. Okay. Sta ripulendo le mie sopracciglia con il sistema. Vediamo. Questo lo conoscete già. C'è una signora accanto a me che lo straniera, credo che sia tedesca, ma no, credo è tedesca, e lei lo fa già da tempo, e adesso dopo aver fatto il perm sta facendo lash extension. Excuse me, please help me. Vi devo salutare. Lei è stata la mia
Sunny. E mi ha fatto sia vabbè l'eyebrow adesso e il perm delle ciglia. Thank you, Sunny. It's my Fraser. Bye. Se funziona è una meraviglia questa permanente. Ragazze, questo è l'effetto con una passata, solo una passata di mascara, che è il The Real. No, veramente io non so quanto dura questa permanente, però è eccezionale, realmente eccezionale.